Un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il rotocalco che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Come di consueto in apertura, i titoli degli argomenti che andremo ad approfondire. La Commissione Europa incontra gli studenti dell'ISIS Benedetto Varchi. La Toscana ha partecipato alla 35esima edizione del Salone del Libro. Il Consiglio regionale sostiene l'attivista georgiana Nana Malashkia. Cure palliative, il dibattito in aula. 84 studenti di 8 classi terze dell'Istituto di Istruzione Superiore Benedetto Varchi sono stati ospiti a Palazzo del Pegaso per illustrare il loro progetto nell'ambito del bando Erasmus+. Le ragazze e i ragazzi si sono infatti aggiudicati il finanziamento da 30.000 euro offerto dalle azioni Jean Monnet per stimolare l'insegnamento e la ricerca sull'Unione Europea. È stato molto bello ricevere i primi 80 studenti del liceo Benedetto Varchi di Montevarchi che incontrano il Consiglio regionale, le commissioni regionali, in particolare la Commissione Europa e la Commissione Istruzione e Cultura. Stanno facendo un bellissimo progetto triennale di approfondimento e conoscenza della dimensione della cittadinanza europea, del loro essere europei. Oggi li abbiamo ascoltati, ci hanno fatto vedere i primi risultati del loro lavoro, video molto ben costruiti, autoironici, intelligenti. Ed è stato bello dialogare con loro, essere a loro disposizione. Credo che una politica più vicina alle esigenze dei cittadini, più consapevole di che cosa vuol dire abitare le istituzioni scolastiche anche da studenti, oggi possa essere più utile anche alle decisioni pubbliche e agli indirizzi politici che noi dobbiamo determinare ogni giorno. Ed è stato molto bello raccogliere anche le loro suggestioni. Come dare loro la dimensione, una dimensione della politica che forse non conoscono, non immaginano e che può far venire voglia a loro, anche a loro, di condividere l'impegno nelle istituzioni. Davvero un'iniziativa da ripetere e un'iniziativa dalla quale abbiamo soprattutto noi imparato molto, e credo che questo sia un elemento positivo da appunto replicare e far crescere ancora di più. È importante che i ragazzi si avvicinino alle istituzioni, in questo caso c'è una bella unione, perché c'è un'unione fra l'istituzione della Regione Toscana e l'istituzione europea. Io invito a approfondire questo argomento, perché l'Europa forse noi non la conosciamo così bene. In questo momento i giovani stanno studiando proprio per avvicinarsi alla comunità europea e capire quello che succede, quelli che sono i meccanismi. Noi come Commissione siamo andati a Bruxelles, abbiamo capito tanto di più e diamo sicuramente un senso maggiore al ruolo che svolgiamo all'interno della Commissione. Quindi il lavoro che stanno facendo i nostri giovani, il supporto che forse potranno anche darci con questo percorso di studi, sarà per noi fondamentale. Ecco perché oggi siamo ad ascoltare il lavoro che stanno svolgendo. Il progetto si articola su 3 anni, quindi viene proposto nell'ultimo triennio della scuola. Si articola in 3 fasi. La prima fase, i ragazzi si sono focalizzati su che cosa in pratica l'Europa propone ai giovani, quali sono le offerte che l'Europa dà ai giovani. Nel secondo anno invece gli studenti si focalizzeranno sulle istituzioni europee, quindi il loro funzionamento, quali sono. E l'ultimo anno, quando i ragazzi ormai insomma, sono più grandi e si avvicinano anche all'esame di Stato, che è chiamato anche esame di maturità, ci sembrava opportuno che loro riflettessero su che cosa invece loro, come studenti, come giovani, possono dare all'Europa. Consapevoli del fatto che non ci sono solo diritti, ma ci sono anche doveri. Molto importante questo incontro tra i giovani della scuola di Montevarchi e la Commissione Europa. Questa è la generazione dell'Erasmus, la generazione di ragazzi che hanno bisogno di dimensioni ampie, quindi sentirsi europei, ricercare un rapporto per capire quali sono le opportunità che l'Europa offre, ma anche
come si può essere dei giovani cittadini europei del futuro, credo che sia molto importante, sia molto in linea con il lavoro che sta facendo la Commissione Europa, che abbiamo fortemente voluto nell'ambito di questa legislatura. In bocca al lupo a questi giovani europei, l'Europa è sicuramente un'opportunità, è la nostra dimensione alla quale dobbiamo guardare con speranza e con fiducia, ovviamente rafforzando e coltivando quello che è uno spirito certo di italiani, ma nell'ambito dell'Europa. La Toscana è stata presente con un proprio stand al Salone Internazionale del Libro di Torino. Alla Tre Giorni ha partecipato anche una delegazione del Consiglio regionale presieduta dal presidente Antonio Mazzeo. La più importante manifestazione nel campo dell'editoria ha rappresentato l'occasione per il patto che è stato stretto tra Toscana e Piemonte per costruire una memoria condivisa. Lo hanno fatto durante la presentazione del catalogo della mostra su Carlo Levi, curato dalla Fondazione Amendola e stampato nella collana delle edizioni dell'Assemblea, realizzata proprio dal Consiglio regionale della Toscana. Ho voluto prendere un impegno con il vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte, Daniele Valle. Cerchiamo di coltivare la memoria insieme, facciamolo unendolo le nostre storie di resistenza. Facciamolo cercando di trasmettere alle ragazze e ragazzi quanto sia importante la memoria per costruire un futuro migliore. La Toscana per noi è un modello, è stata la prima regione a mettere in campo i treni per la memoria, quindi un tipo di attività che poi tutte le regioni, la nostra in particolare, hanno copiato positivamente. E quindi mi ha fatto davvero piacere oggi poter partecipare a questo incontro, perché da qui potrebbero nascere nuove occasioni di collaborare insieme. Presente a Torino anche la presidente della quinta commissione del Consiglio regionale, Cristina Giachi, che ha ricordato l'impegno dell'Assemblea legislativa toscana nella promozione della lettura. Abbiamo promosso una legge sulla lettura libera nelle scuole, l'abbiamo promossa e incardinata presso il Parlamento, presso la Camera, e speriamo adesso che i parlamentari facciano la loro parte. È una legge che vorrebbe introdurre ogni giorno nelle scuole, in tutte le scuole del paese, un tempo per la lettura libera. Il Consiglio regionale ha ricevuto l'attivista georgiana Nana Malashkia nell'ambito delle giornate dell'Europa. Lo scorso 8 marzo in piazza a Tbilisi, durante le proteste contro la legge filorussa sulla trasparenza dell'influenza straniera, Malashkia si è fatta scudo con la bandiera dell'Europa, resistendo agli idranti della polizia, rimanendo in piedi davanti alla folla sostenuta anche dagli altri manifestanti. Questo gesto e il suo impegno l'hanno resa un'icona di libertà nel mondo. Una battaglia per i diritti, una battaglia per la democrazia, una battaglia perché la Georgia possa far parte dell'Unione Europea. Mi sono emozionato nell'ascoltare le parole di una donna che cerca di combattere per la libertà insieme a tanti altri uomini, insieme a tante altre ragazze, insieme a tanti altri ragazzi. La Toscana è sempre stata una terra che non si è mai voltata dall'altra parte, e anche oggi con questo riconoscimento abbiamo voluto mandare un messaggio di speranza, la speranza di poter vivere in un mondo migliore, un mondo con più diritti, con più opportunità, in un mondo libero. La libertà è come un fiore, va innaffiato giorno dopo giorno, e noi, anche se il popolo georgiano vive a centinaia di chilometri di distanza dalla Toscana, vogliamo mandare il messaggio che non siamo mai stati, non siamo e non saremo indifferenti, e non ci volteremo dall'altra parte, e costruiremo le condizioni perché il popolo georgiano possa decidere nella sua piena autonomia se entrare a far parte dell'Unione Europea, entrare a far parte in quel sogno di più diritti, più democrazia, più libertà. La mia presenza qua oggi è un segnale di sostegno da parte dell'Europa. Stiamo, come popolo georgiano, stiamo combattendo per i diritti della libertà, della democrazia, e dobbiamo sorpassare tantissimi ostacoli come paese, e stiamo forti per, nella nostra lotta. Come avevo detto anche nel mio discorso, questa nostra lotta è molto difficile del popolo georgiano, perché come sappiamo anche adesso nel 2023 solo 40 chilometri a distanza dalla capitale georgiana, Tbilisi,
c'è la presenza dei militari russi e quindi noi combattiamo per questi diritti, per avvicinarci all'Europa in queste condizioni molto difficili. Non è solo la nostra scelta come popolo, ma proprio l'idea storica nostra della Georgia come paese di integrarci nell'Unione Europea. E nonostante la difficoltà che abbiamo, nonostante gli ostacoli che continua a metterci la Russia, continuiamo con tutta la nostra forza che abbiamo a combattere e cercare in ogni modo di integrarci nell'Unione Europea. Il Consiglio regionale, attraverso la Commissione Europa, l'Ufficio di Presidenza, ha voluto svolgere questa iniziativa che è un momento di incontro, è un momento di ascolto, è un momento che serve anche per raccogliere degli elementi di valutazione. Poi sappiamo perfettamente che i percorsi e le dinamiche dei paesi appartengono alle comunità e soprattutto a chi ha il compito di guidare le nazioni e ovviamente anche le scelte che devono essere intraprese. E quindi questo per noi rappresenta il modo per, mi verrebbe da dire semplicemente, dire alla signora Nana che abbiamo visto quello che è accaduto in quella piazza, che abbiamo visto il gesto che ha compiuto e che non ne siamo restati indifferenti. Spesso e volentieri, no? Si utilizza la frase di odiare l'indifferenza. Noi non vogliamo odiare nessuno. Noi vogliamo però ovviamente evidenziare che ci sono dei valori e ci sono ovviamente dei principi che devono essere rispettati ovunque, nel rispetto, scusate il bisticcio di parole, ovviamente delle libere espressioni e delle libere determinazione dei popoli e dei governi che li guidano. Il tema relativo alle cure palliative è tornato al centro del dibattito a Palazzo del Pegaso. Abbiamo raggiunto con le forze di maggioranza un accordo per cui si inizierà sulla base della nostra mozione a discutere in Commissione Sanità su un tema importantissimo che coinvolge la vita di tante persone e che quindi molto spesso appunto si rivolgono a questi livelli di assistenza che accompagnano molto spesso chi è malato con patologie non solo oncologiche ma anche con malattie gravi e che trova all'interno di questo percorso anche un sollievo che non è solo del malato ma anche dei familiari. Io credo che questo sia un segnale positivo, importante, farsi carico di un problema che oggi coinvolge tante famiglie e che riguarda anche una sfera assolutamente importante, che è quella soprattutto di dare dignità a tutte quelle persone che oggi appunto si trovano in uno stato di sofferenza e che molto spesso non hanno trovato o che hanno trovato con difficoltà delle risposte da parte del sistema sanitario perché non c'è una uniformità di protocolli. In questo modo noi speriamo che si avvii un costruttivo dialogo che porti anche ad una legge regionale specifica ma che soprattutto si diano delle linee guide unitarie alle ASL che consentano ai tanti professionisti che oggi sono impegnati su questo di dare risposte davvero concrete ai pazienti. Tanto parlare di cure palliative vuol dire parlare di dignità alla persona, perché si parla di dignità nella cura per non far soffrire i malati e non soltanto, non stiamo parlando solo di malati terminali, quello che ci possiamo augurare è che le cure palliative vengano anticipate e ovviamente si parla di dignità nel morire perché secondo me le cure palliative servono anche in quel momento, non soltanto in quel momento, ma possibilmente a domicilio accanto ai suoi cari e devono essere un supporto e per il malato per consentirgli una qualità della vita e appunto una dignità nel morire che è importante per ognuno di questi malati ma direi per ognuno di noi, che purtroppo è un passo che tutti dovremmo in qualche modo affrontare.
Io credo che le nostre coscienze forse non sono ancora abituate a parlare di queste cose e quindi è un argomento da affrontare molto seriamente. Ho proposto alla consigliera Tozzi, che presentava la mozione, di portare quest'atto in commissione perché ne venga fuori un percorso, anche un percorso dove audire palliativisti e quant'altro, per poter poi appunto mettere su un qualcosa che sia un pochino più importante di sfociare in un percorso ben definito. È tutto, questa era la nostra ultima intervista, non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e ricordarvi che Cronache Commenti torna la prossima settimana.